toglie, come la droga. E noi ci colleghiamo con una persona alla quale internet ha tolto tutto! Franco Taralloni, commerciante di scarpe, eccolo qua! Ah, Franco, c'hai una faccia! Ma che te è morto il gatto? Dottor Ferrario, ma io la voglio vedere a lei, la voglio, con quello che ci hanno fatto questi! Ma questi chi? Questi chi? Franco, che... Ma sti internet, sti commerce, sti giovani come quello là de prima, tutti a lamentarsi che gli abbiamo rubato il futuro. Allora sa che c'è, dottor Ferrario? A me e loro mi hanno rubato il passato. Franco, questa è una bellissima frase, ci facciamo un titolone per il manifesto. Però vai avanti, continua, raccontaci la tua appassionante storia. Dunque, io nell'anni 90 ho aperto questo negozietto di calzature sulla Tuscolana, la scarpa slacciata, che era il fiore all'occhiello del rione. C'è da dire che avevamo anche una clientela di un certo tipo, insomma. Da noi sono passati Nadia Rinaldi, la cugina di Pamela Prati, Laura Freddi, quando ancora non stava con Bonolis. C'ho pure una foto vicino alla cassa. Insomma, se a Via Tuscolana cercavi un negozio di calzature, un nome c'era. La scarpa slacciata, Taralloni Franco. Vabbè, insomma, Franco, adesso a noi non ci interessano i successi. Facci sentire la disperazione delle saracinesche che si chiudono. Ci stavo arrivando. Una volta, sul finire dell'anni 90, sono venuti in negozio sti due californiani, io ancora mi ricordo. Questi mi chiesero uno stivaletto 42 e mezzo, io ci avevo solo il 43. Dico, ma che te frega? Ma al limite tu su una scarpa come questa ci metti una soletta e te calza lo stesso. Certo. Insomma, quei due, me creda, se sono vendicati. Oh. Che senso, sono vendicati, Franco? Sono vendicati. Ma glielo dico io in che senso. Questi due sono tornati in America, se sono inventati st'internet con l'obiettivo proprio preciso di rovinare quelli come me. Quindi, se ho capito bene, mi stai dicendo che nel tuo negozio sulla Tuscolana sono entrati Sergey Brin e Larry Page di Google per comprare un paio di scarpe? Ma perché non deve essere possibile? Guardi che io, oltre ai VIP, avevo anche calzature importanti, plantari anatomici. Vabbè. Io sono stato il primo a portare in Italia la scarpa che respira. Insomma, c'avevamo le scarpe che i pattini per i ragazzini. Ma lei lo sa quanti ragazzini in discesa se siamo persi sulle rampe di garage? Mi immagino. Vabbè, poi insomma, Franco, che è successo poi? Cosa è successo che la gente si è iniziata a comprare le scarpe su internet. Io, per darle un'idea dei numeri, le dico solo che io adesso al massimo guadagno quanto dichiaravo nel 94, per dirle i livelli di nulla a cui siamo arrivati. Yeah. Ma non solo io, con me tutti i colleghi che io rappresento in quanto presidente da Aferpibo, che è la Federazione Italiana Piccoli Bottegai. Poi certo c'è stato il passaggio dalla lira all'euro. Ecco. Che lei non sa quanto mi manca, dottor Ferrario. Ecco, quindi Franco, tu sei un nostalgico della lira, giusto? No, non hai capito. Io sono nostalgico del passaggio dalla lira all'euro. Ah, ecco. Mamma mia i sordi che abbiamo fatto con quel giochetto. Certo. Da un giorno all'altro costava tutto il doppio, hai capito? Prendi uno, paghi due. C'è una nostalgia, dottor Ferrario. Pensi in quell'anno io anche... coronato un mio piccolo sogno di gioventù, perché io sono riuscito ad acquistare questa villetta a Lido di Pini che tanto sognavo con mia moglie, la stessa villetta che adesso devo vendere per colpa di sti commerce. È andata così, villetta schiera, 140 metri quadrati, terma autonoma, vista mare, telefonare ore pasti. Mi scusi, dottor Ferrario, so che la segue tanta gente, mi faccia approfittare di sta vetrina. No, Franco, figurati, di qualsiasi cosa per aiutare gli indigenti. Però tu non puoi fermare il progresso. Lo sai cosa diceva Charles Darwin? No, che cosa diceva? Ah, vedi ste tartarughe? Se metti a panza all'aria morono. Scusi, credo di non aver inteso. No, Darwin diceva, non il più forte né il più intelligente, ma chi si adatta meglio sopravvive. Ho capito, ma a chi gli va di adattarsi? Capito, io stavo Franco, tanto dai. Bene. Mo arrivano sti giovani con internet e fanno i sordi con la pala e non sono manco laureati. A me questa è la cosa che mi fa impazzire. Non sono laureati. Ma perché, Franco, invece te sei laureato? Certo che sono laureato. Sono laureato all'Università della Vita. Ci ho scritto pure su info di Facebook. Allora, grazie, Franco. Io però qui ti fermo un attimo perché c'è una piccola sorpresa per te. Ti ricordi quei due bambini a cui avevi venduto le scarpe coi pattini e se sono schiantati sulla discesa? Quei due bambini ora sono cresciuti e sono i prossimi ospiti di questo programma, gli Uno più Una, due giovani youtuber di successo da 20.000, no, di più, da 2 milioni, da 5 milioni di views, 20 Ciao, milioni! Ragazzi! Io sono Uno! E io sono Una! E insieme siamo gli Uno più Una! Uno, io più una, io siamo noi.
la sigletta, ma che è la corrida? Ragazzi, chiariamo un po' chi siete voi, ma soprattutto chi sono quei due signori lì dietro? Loro sono il dottor Mazzaresi. E lui è l'avvocato D'Angiò. E insieme sono i nostri rappresentanti legali. Ah, vedi? Pure loro! Con la sigletta, vabbè, siete in assetto completo. Ah, sentite ragazzi, il signor Taralloni sostiene che voi non siete laureati e nonostante ciò fate un sacco di soldi con internet, è vero? Diffamazione! Attenzione. Io sono laureato in marketing. Ed io in ingegneria gestionale. Ma i soldi li abbiamo fatti? Con lo slime! Oh, parliamo di questo benedetto slime. Lo chiamano l'oro verde del XXI secolo. Ma che cos'è? È tipo, è un gel? È una gomma? È tipo la resilienza che si sa bene che è? La ricetta è segreta! Noi non siamo autorizzati a divulgare gli ingredienti del benzotriazotato idrocolloide. D'ora in poi nel contratto denominato slime dovrebbe firmare un accordo di non divulgazione. Posso inviare una PEC? No, 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 guardi, per carità non mi permetterei mai. Ma parliamo dell'aspetto economico. So che con la vostra società iniziate a guadagnare qualcosina, dico bene? I miei clienti non sono tenuti a divulgare il bilancio societario del 2019. Aiuto! Il dottor Mazzaresi è cattivissimo! E sa come lo rendiamo più simpatico? Cascata di glitter! Vabbè, ragazzi, allora, voi avete conquistato internet, il cinema, avete vinto il premio Strega col vostro romanzo Lo Slime Geniale, del quale, peraltro, fra poco vedremo la fiction su Rai 1. C'è qualcos'altro che volete conquistare? Avete ambizioni? Montecitorio! Come Montecitorio? Che volete scendere in politica? C'avete dietro la lobby dello slime? Sì! Scendiamo in politica, ma prima vogliamo indire un referendum per abbassare l'età di voto! Ecco, questo è interessante. Anche voi volete abbassarla a 16 anni? No! Ai 6 anni! Che è l'età media del 74% del nostro pubblico! Ragazzi, è un obiettivo ambizioso, attrezzatevi bene perché campagne elettorali costano, non so se... Non si preoccupi, stiamo acquisendo il 30% di Rovazzi e lanceremo un'OPA su Mascia e Orso! Così, dottor Ferraio, attenzione, prego, ma questi sono due demoni! Attenzione. Questi fanno come gli pare, io quelli così riconosco. Sì. Questi sono quelli che vengono al negozio, se provano le scarpe e poi le comprano su internet. No. Franco, dai, non essere così duro con questi due giovani imprenditori, dai! No, questi non sono imprenditori. Come no? Questi sono quelli che fanno i soldi su internet e non pagano le tasse in Italia, a differenza di noi, la categoria che io rappresento, che ha Ferpi, la Federazione dei Piccoli Bottegai. Sì, guardi che la nostra sede legale è a Varese. Vuole ripetere quello che ha detto di fronte all'avvocato D'Angiò? Buono, Franco. Oh, querela challenge! Scusi, lei è Taralloni Franco, nato a Roma il... Va bene ragazzi, allora grazie agli uno più uno e a Franco Taralloni. Franco, comprate uno slime, magari ti torna il sorriso, guarda come ti sei ridotto. Ma io non faccio lo slime, ci avrei bisogno di ben altro, non dello slime, giochi pieni cazzini. Grazie.